L'energia è come un grande mare, in cui siamo tutti alla ricerca di una riva, un punto d'approdo sicuro, un partner affidabile che ti sappia dare ciò che serve, quando serve e alle tariffe migliori sul mercato. Come Tea Energia, che con la sua lunga esperienza e la sua rete capillare di sportelli e agenti sul territorio è da sempre al tuo fianco. Un riferimento sicuro e garantito. Un punto fermo. Il vostro. Buonasera a tutti. A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo Tea Energia per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Luca Scarlini. Per riascoltare questo e gli altri eventi della 21esima edizione di Festival Letteratura visitate il sito archivio.festivalletteratura.it da gennaio 2018. Ricordiamo inoltre di spegnere i cellulari. Gli accenti di qua, il resto qua e là, ma solo per 30 minuti. Dateci un po' del vostro tempo, noi ci mettiamo l'accento. Presenta Giovanni Zucca. Buonasera, sono molto lieto di essere di nuovo qui con voi per il primo degli accenti 2017. 21 anni di festival. Una volta, quando ero ragazzino io, era l'età in cui si diventava maggiorenni, adesso come l'abbiamo retrocessa a 18 già da un po' di tempo, quindi è un giovane adulto questo festival. Cominciamo, come meglio non si potrebbe, con Luca Scarlini, che è un uomo di cui si fa prima dire quello che non sa fare di quello che sa fare: scrittore, insegnante, studioso di arte, autore di numerosi libri che raccontano l'arte con la capacità del romanziere. Ci parlerà della biblioteca di Buenos Aires. Prego Luca, 30 minuti per lui. Bene, non abbiamo i tavoli perché siamo in versione francescana, c'è la crisi economica come ci è stato detto stamattina e quindi abbiamo deciso niente tavoli, niente paralumi, solo due sgabelli. Facciamo conto di essere alla Boca, quartiere notorio di Buenos Aires, dove c'erano i genovesi soprattutto dal 1882, per cui ancora oggi gli abitanti del luogo si chiamano Zeineixes, i genovesi detto in spagnolo più o meno. Buenos Aires è la terza città del mondo in cui la nostra biblioteca del Festival Letteratura approda e naturalmente l'idea è quella di avere una biblioteca dinamica, non soltanto un luogo in cui ci sono dei libri polverosi. I libri dalle biblioteche per abitudine noi li tiriamo fuori con il flauto, come gli incantatori di serpenti, perché quando li si toglie dagli scaffali si scopre che hanno fascini inverosimili a cui non si poteva mai pensare. Dopo San Pietroburgo e dopo Alessandria d'Egitto, a cui ci siamo dedicati lo scorso anno, quest'anno ci dedichiamo a una città come Buenos Aires, che ha una sua fama letteraria lunga, anche se stabilita in un secolo abbastanza breve, dalla fine dell'Ottocento in poi. Di norma noi consideriamo che le città che hanno fatto la letteratura del Novecento sono Parigi, Londra o, se si vuole, San Pietroburgo. L'Italia di rado viene inserita dentro le grandi avanguardie, anche se i futuristi un ruolo importante ce l'hanno in questa storia. Eppure, invece, bisognerebbe cominciare a guardare che molte cose fondamentali delle arti sono accadute, appunto, nell'America Latina, come anche nei luoghi del Mediterraneo. Ci sono alcuni momenti di ciò che è accaduto in Argentina, soprattutto in un paese così complicato, con una storia così sanguinolenta, con le dittature, le ribellioni, i desaparecidos, c'è quel libro terribile di Orazio Verbitsky che si chiama Il Vuelo, il volo, che racconta di questa azione orribile per cui i militari buttavano di sotto in mare questi disgraziati studenti che venivano drogati da medici compiacenti con dei gravi sedativi, li buttavano nudi in mare per farli sparire per sempre dopo avergli tagliato le dita perché non ci fossero impronte digitali. Dicevano loro stessi che erano peggio dei nazisti, i torturatori. In un paese che ha avuto ferite così profonde e che è sempre stato legato a una migrazione vastissima, onnicomprensiva, la letteratura è stata in primo luogo una bussola per capire quale fosse la natura stessa di questa città. Buenos Aires è immensa. A Buenos Aires un ficus beniamino può essere alto 12 metri. E una pianta d'appartamento può diventare un elemento di una giungla tropicale. C'è questo caldo infinito che il Rio della Plata porta con sé,
è un fiume grande come un mare, da cui arrivano i commerci e da cui si dà la fama della città fondata nel 1580 e dall'Ottocento città fondamentale dell'Argentina per via dei suoi privilegi. Chi si recava a Buenos Aires portando merci non pagava dazio. Quindi una città enorme, in un paese che ha molte zone molto poco densamente abitate, la Patagonia ad esempio, luogo mitico di pinguini e presidenti della Repubblica. Quindi Buenos Aires è un luogo che non per caso produce tanta letteratura fantastica. Noi conosciamo soprattutto Jorge Luis Borges, che in Italia è arrivato per tempo per virtù di un grande scrittore che è Franco Lucentini, che l'ha tradotto per tempo già dal 1946 con le sue finzioni. E subito Borges ha trovato un modo di parlare con noi, con i suoi sentieri dei giardini che si biforcano, con le sue storie di tradimenti antichi, ma anche con le sue storie di Buenos Aires moderne. Nessuno più di lui ha raccontato la mitologia di Buenos Aires. La mitologia di Buenos Aires è quella della provvisorietà. Interi quartieri hanno cambiato di mano in tempi rapidissimi. Un quartiere russo ebraico è diventato rapidamente un'area italiana. Un quartiere di neri è diventato improvvisamente un luogo dove c'erano soltanto persone che venivano dalla Turchia. Buenos Aires è una città in cui, nel 1910, vigeva per strada la Babele delle lingue. Non c'è scrittore che non ci riporti questa sorta di vertigine fonetica per cui le persone potevano parlare qualsiasi lingua e trovare prima o poi qualcuno che gli rispondeva in quella stessa lingua. È una sorta di grande meta e mecca delle possibilità dei migranti che da tutto il mondo andavano verso quella nuova terra sperando di poter trovare quello che nel loro paese non avevano. Fortuna, naturalmente. Per cui calcolate il meccanismo. Buenos Aires è una città che prende abitanti da tutto il mondo. Dal 1880 al 1944 sono milioni di persone che ci vanno, che ci restano, che l'attraversano, che ci stanno per un periodo, e tutte queste persone contribuiscono alla letteratura e alla cultura. Insomma, la musica di Buenos Aires, come si sa anche troppo bene, ormai è ritornato di gran moda da più di 15 anni, tutti lo ballano, è un ottimo modo per cuccare la tua dirimpettaia d'ufficio, la tua dirimpettaia di pianerottolo o forse il dirimpettaio, insomma dipende dai gusti e dalle passioni. Il tango è di per sé un'anima di Buenos Aires, anche perché, come tutte le cose fondamentali, non si sa chi l'ha inventato. Il tango, il fado in Portogallo, la minigonna in Inghilterra negli anni 60, non sappiamo chi l'ha inventata, però era un oggetto, una musica, un vestito che serviva esattamente a un modo di sentire, di pensare, di essere di quel momento specifico, di quel dato tempo. Ora, per solito noi abbiamo questa idea che il tango sia una roba da maci, dove c'è quest'uomo forte che sbatte per terra la signora, la prende per i capelli, gli fa fare il taschè, l'esitation e tutti gli stereotipi che sappiamo. Sarà interessante, per dire quanto Buenos Aires è complicata, stabilire che la prima autrice di tango si chiamava Eloisa Darbil ed era un'allieva di Liszt, quindi una pianista classica, la quale ebbe un'intuizione molto interessante verso il 1870 che bisognava ascoltare i neri. L'Argentina è un luogo in cui contribuiscono al tango moltissime popolazioni. I neri, schiavi, che poi vengono liberati quando il paese si rende indipendente, portano naturalmente i tamburi. Secondo il dizionario etimologico dello spagnolo d'Argentina, tango deriverebbe da tambor, tamburo. E il primo tango pubblicato, che si chiama Il Relampago, il Lampo, stabilisce che quella musica sia coros o tango. Quindi ci sono dei neri, come in una scena di gospel, che tutti insieme suonano tamburi e cantano in coro. Quanto di più lontano da quello che noi abbiamo in mente. Eppure, se i neri avevano la melanconia, il blues, si chiamava così per via delle mani sporche che i neri si trovavano con le balle di cotone nelle piantagioni del sud degli Stati Uniti e in Latino America, e il fado destino dall'altra parte dell'oceano, in Portogallo, sempre la stessa storia racconta, storie di oppressi, di sconfitti. Quando si arriva alla definizione del tango, naturalmente noi c'entriamo tantissimo, perché il tango è pieno di opera lirica italiana. E gli italiani portano al tango anche un altro contributo specifico, che sono le bande musicali. A Buenos Aires gli italiani avevano la ristorazione, tutti i mercati generali, tutti i ristoranti di un'ampia parte della città, anche ristoranti non italiani peraltro, e avevano un'infinita attività musicale. Naturalmente, non per caso, ci sono tanghi che si chiamano La Traviata, addirittura Norma.
Di che parla il tango se il tango è la musica di Buenos Aires? Di questo potremmo discutere. Un po' di mie amiche bonaerensi dicono che la musica di Buenos Aires è solo rock. Il rock latino dello sfavoglioso Scadiacs o altrimenti prima di Charlie Garcia. Figure che da noi sono arrivate vagamente come eco di un'eco lontana ma che di sicuro non hanno mai avuto fama. Il tango sarebbe Carlos Gardel che quando muore bruciando nell'aereo all'aeroporto per un malaugurato incidente viene di fatto venerato come se fosse un santo. Gardel inventa il tango che è una visione in primo luogo di un esilio. Il tango è musica d'esilio perché nel tango avevamo una felicità e l'abbiamo perduta. E questa felicità era quella di un piccolo amore, forse di una vita più povera, a Buenos Aires intorno alla Bocca e all'inizio del quartiere di Palermo, lo racconta molto bene anche Borges, era pieno di baracche dove le persone che arrivavano dall'Europa vivevano i primi tempi in attesa di migliore sistemazione e queste baracche sono oggetto di una nostalgia quasi incredibile, come se il ritornare a questo stato di giovinezza fosse in ogni caso la migliore possibilità che si possa dare. E poi naturalmente l'altro contributo importante sono i tedeschi, Bandoneon, Mr. Band, Hermann Band, che inventa questa fisarmonichina per un motivo geniale, perché nella pampa, dove tra una baracca e l'altra, tra un allevamento e l'altro, ci possono essere 3 giorni di cavallo, senza il bandoneon non si poteva suonare Schubert. Lui era molto tedesco e considerava che tutti nella pampa avrebbero suonato Schubert. E poi gli indios, che ce li dimentichiamo, tutta l'epopea dei gauchos, quelli che prendevano le bestie, quelli che le portavano via, che poi andavano a Buenos Aires con le loro fruste, il loro vestitino, tutto abbastanza improbabile. Loro erano per solito di padre spagnolo e di madre india. E questa madre india porta i flauti, un certo modo di cantare e questa melanconia terribile nella voce che degli indios sarebbe un'eredità principale. Secondo il poco che noi sappiamo dalle cronache di Garcilaso de la Vega e degli altri cronisti della terribile conquista dei conquistadores, la musica, come nell'antica cultura cinese, era qualcosa per le culture indie di profondamente sacrale, non di intrattenimento. E quindi sovente il lamento, che è una forma che si trova in tutti i popoli del mondo come forma di comunicazione con gli dèi, con se stessi e quant'altro, era particolarmente favorito. Se voi ascoltate Atahualpa Yupanqui, che non era argentino, ma in Argentina era molto, molto, molto venerato, come se ascoltate Mercedes Sosa, che dell'Argentina è stata l'ambasciatrice non ufficiale in esilio per anni al tempo della dittatura, o se ascoltate Carlos Gardel, che di sicuro stava in un repertorio, se si vuole, tra virgolette, più commerciale, era anche uno che faceva i film, però in ogni caso aveva la capacità di fare questi perfetti re minore e sol minore che sono, come è noto, secondo la teoria antica dei greci, i modi della melanconia. L'esilio, il verbo fondamentale del tango, ce l'ha spiegato Carlos Gardel, è volver, tornare. Tornare con la fronte segnata, con i capelli bianchi, tornare con i sogni che sono incatenati dalle mie melanconie di un tempo e torno con una speranza umile che, malgrado tutto questo, potrò ricominciare da capo il mio amore. Ma si sa che così non sarà, perché la vita non è mai buona e perché il tempo è tutt'altro che galantuomo. Quindi, del ritmo del tango scrive benissimo Jorge Luis Borges nel suo libro fondamentale Evaristo Carriego, che è un omaggio a un poeta maledetto che ha pubblicato 2 libri, abbastanza poco belli direi, ma giustamente i grandi scrittori hanno bisogno di personaggi. E per cui Borges, direttore della Biblioteca Nazionale, già quasi cieco a 20 anni, che vive in un suo mondo di fantasia, si immagina che Evaristo Carriego, autore delle messe eretiche, morto dopo una vita da bohemien all'età di 27 anni, sia il perfetto raccontatore di questo mondo del tango, che era malfamato. Fino alla Prima Guerra Mondiale nessuno cantava il tango nelle case di una certa qualità. Il tango si suonava e non si ballava. Quando invece i ragazzi cominciavano a tornare da Parigi, e a Parigi il tango aveva spopolato, allora le signorine venivano mandate in un'altra stanza perché i ragazzi cantavano queste canzoni che erano tutte a doppio senso, il cioclo, la pannocchia e via. Evito di farvi tutto il resto dei possibili accessori. Uno va detto, la caciporba, il manganello. Insomma, un mondo infinito dove tutti i popoli del mondo distillano questa danza che arriva ovunque. Naturalmente c'è anche un mondo ebraico infinito e non è un caso che nell'orrore di Auschwitz ci sia il famoso tango funosviecim, il tango di Auschwitz di autore anonimo,
che è straziante ed è un tango argentino trasformato in un racconto scritto di corsa su un pezzo di foglio buttato per terra da non si sa chi e non si sa cantato da chi. Anni fa uno dei musicologi che hanno riscoperto le musiche da Terezin e da Auschwitz l'aveva regalato a Ute Lemper, che ne ha fatto un'interpretazione memorabile. Il tango fin nell'orrore del Novecento è arrivato. Un passo indietro. La biblioteca di Buenos Aires è là, sotto lo spazio accanto alla libreria, dove ovviamente c'è anche un banco, come al solito, con quello che si trova di questi autori argentini al momento disponibili sul mercato italiano. Tutto il giorno ci sono dei bibliotecari che sono lì a comunicarvi tutto quello che può interessarvi, sono esperti di letteratura latinoamericana, professori di università, traduttori, che a turno più o meno parlano tutto il giorno con chiunque voglia sapere qualsiasi cosa della letteratura di Buenos Aires. Se volete aneddoti turpi su Borges, potete chiederglieli. Volete qualsiasi tipo di informazione su Bioy Casares, altrettanto. Nel frattempo c'è una biblioteca di circa 250 volumi, consultabili in loco, su comode sedioline non così ma di cartone, e uno si può leggere un libro per tutto il giorno. Molti di questi libri naturalmente non sono più disponibili in Italia da molti molti anni. Va detto a questo punto il nome dei bibliotecari, perché sono persone che per tutta la settimana ci aiutano a tenere aperto questo spazio che io nel corso di un anno realizzo insieme a Festival Letteratura e specialmente insieme a Salvatore Satta e Sara Fravezzi. Si chiamano Monica Bedana, Adrian Bravi, che è anche scrittore, Erminio Corti, Hector Febles, Maria Gragna, Chiara Gualandrini, Emanuele Leonardi. Quindi i bibliotecari ci parlano, sì, un applauso, grazie, perché senza di loro la biblioteca non ci sarebbe. Grazie. E naturalmente questa cosa di oggi, che è un piccolo assaggio, ha una sorta di maggiore estensione in un vero e proprio spettacolo mio, che sarà alla Chiesa di Santa Paola venerdì alle ore 18, in cui canterò molto più di oggi, ovviamente. Oggi canterò meno. In ogni caso, questa è la bibliografia di Buenos Aires. I libri sono divisi in capitoli, quindi narrativa, musica e tango, saggi, c'è molto anche di storia, naturalmente di cronaca, di quello che abbiamo detto prima, le dittature, i desaparecidos e così via. Ci sono anche molti scrittori di altri paesi che hanno scritto a e di Buenos Aires, e questa è una delle peculiarità interessanti della città. Uno dei fondatori dell'epica gauchesca, William Henry Hudson, genio assoluto con il suo libro La Terra Rossa, era assolutamente di Liverpool, assolutamente inglese, e si è trovato per un amore mancato e mal riuscito a fare il gaucho tra Argentina e Uruguay, e di questa esperienza ha scritto memorabilmente in questo libro che Borges chiamava il libro più felice mai scritto. La situazione naturalmente è quella per cui in queste sequenze di libri che qui avete voi potete trovare più o meno tutti i vari percorsi, c'è anche un percorso di teatro. E ci sono naturalmente autori che da noi, anche per il legame così forte, per la quantità di italiani che sono andati in Argentina e che ci sono stati, e per il fatto che notoriamente gli scrittori italiani spesso in Argentina hanno fatto progetti originali. Filippo Tommaso Marinetti ha creato due riviste negli anni 30 e Luigi Pirandello, che era adorato a Buenos Aires, ha rappresentato in prima assoluta a Buenos Aires Quando si è qualcuno. Come noto, sembra una storia inventata ma è vera, Pirandello conobbe Gardel al Caffè Tortoni di Buenos Aires, grande posto del tango, e Gardel gli chiese di scrivergli delle canzoni sull'uomo che si sdoppia. Naturalmente, un mese dopo c'era l'appuntamento sulla pista e l'aereo in fiamme. Di aereo in aereo, nel momento in cui Gardel incontrava Pirandello, dall'altra parte della città ci stava Antoine de Saint-Exupéry, il quale per mestiere faceva il direttore di linee aeree. E è stato colui che per primo ha gestito delle linee aeree notturne per trasportare la posta in Latino America, per incarico di quella che oggi si chiamerebbe l'Air France. Da questa esperienza, a Buenos Aires c'è una grande lapide che ricorda questa sua esperienza in loco, trasse l'argomento del suo primo libro, che forse è più bello, che si chiama Vol de Nuit, Volo di Notte, da cui è tratta anche un'opera lirica omonima italiana di Luigi Dalla Piccola. Volo di Notte è una storia straziante e meravigliosa in cui da Buenos Aires si sentono tramite telegrammi e tramite la radio i destini di questi aerei che sulle Ande portano la posta sfidando il rischio, il pericolo, la tempesta, la bufera. E naturalmente qualcuno poi mancherà, non ci sarà più all'appello. Una storia molto accurata. E di nuovo tutto torna a Buenos Aires. E naturalmente uno dei più grandi scrittori del Novecento, Witold Gombrowicz, polacco, si trovò anche lui a Buenos Aires perché aveva vinto una crociera, però poi scoppò la guerra e ci è rimasto a fare il povero per oltre 20 anni, fino a che alla fine ebbe successo e riuscì a tornare a Parigi, perché nel frattempo era vietato in Polonia come corrotto, decadente, pornografo,
e quindi era rimasto tagliato fuori. Però Gombrowicz, che abitava a Bacacay, che era un posto di estrema periferia, capì subito che Bacacay era linfa, per cui prese questi suoi racconti giovanili, che aveva scritto come ricordi del periodo della maturazione, e li chiamò appunto Bacacay punto e basta. Come a dire che l'Argentina gli aveva dato qualcosa che forse in Polonia non avrebbe avuto mai, e lo stesso anche la miseria, in Polonia aveva una sicurezza economica. Quindi, un luogo dove molte persone arrivano, un luogo dove molte persone trovano una propria modalità di raccontare delle storie, e un luogo in cui veramente noi abbiamo diviso in generi, ma i generi sono molto difficili. Nel momento dei desaparecidos ci sono due grandi scrittori che scompaiono, di cui ancora oggi non sappiamo niente riguardo al corpo o al luogo in cui sono stati uccisi. Uno è Aroldo Conti, che era di origine fiorentina e che ha scritto questo libro meraviglioso che si chiama Mascarò, che uscì anche in Italia da Bompiani nel 1980, ma non si piova più da tanti anni. E l'altro è Rodolfo Walsh. Non dico Walsh perché era di origine irlandese, perché in spagnolo Walsh diventa naturalmente. Rodolfo Walsh ha scritto una serie di libri che fantasticamente negli ultimi 3 anni sono stati tutti tradotti in italiano dalla Nuova Frontiera e da Sur, dopo che non si trovava niente prima per anni. E nel suo caso è un caso straordinario, perché lui è uno che nasce scrittore noir, con dei racconti anche molto ironici in cui si prende in giro il noir all'inglese, un personaggio di commissario molto borghesiano che distrugge tutte le trame perché commenta troppo. Però poi a un certo punto c'è il primo tentativo di colpo di Stato, il colpo di Stato Valle nel 1956, Evita è morta da poco, Perón è in esilio da Franco in Spagna, e quindi il colonnello Valle, che è fascistissimo, vuole fare un colpo di Stato per riportare Perón al potere. Il colpo di Stato abortisce, molti militari ribelli vengono uccisi, ma nel frattempo, ed è la prima strage inesplicabile di civili, ci sono delle persone che hanno visto delle manovre e 18 civili vengono uccisi senza un motivo. Walsh, che fino allora scriveva romanzi gialli, sta a giocare a scacchi, che è un'altra attività molto di Buenos Aires e molto borghesiana, un gioco che permette a persone che necessariamente non hanno forse una lingua in comune di poter cominciare a comunicare tramite delle mosse che sono internazionali e che superano ogni differenza di idioma. E dalle partite a scacchi, dalle letture di noir, passa al giornalismo di cronaca. Cambia nome, diventa Francisco Freire, sta sotto copertura per 3 anni e scopre che 7 persone hanno finto di essere morte per salvarsi la vita e sono andate in esilio in Bolivia, in Messico, e queste persone sanno la verità su questi delitti orribili che sono l'inizio della repressione in Argentina. Ci scrive questo libro che si chiama Operazione Massacro, che è un capolavoro assoluto di scrittura e che pare abbia influenzato anche Truman Capote per A sangue freddo, anche se naturalmente in questo caso c'è un movente politico, non certo per i soldi della famiglia in campagna. E in questo la situazione... Sì? No, ma anch'io sono da casa stamattina alle 6, devo finire, tra 5 minuti possiamo occuparcene, se puoi sederti lì abbi pazienza, a ciascuno il suo mestiere, come dicono a Milano, 5 minuti di tempo. Quindi la situazione è legata... La situazione... Se puoi, guarda, con tutto il rispetto, basta solo che ti sia detto a 5 minuti ci occupiamo di quello che possiamo fare. Nel frattempo arriviamo alla fine in breve di questa storia. Dunque, quello che è più rilevante in tutti questi autori che sono talvolta stati anche da noi dei grandi bestseller, penso a Manuel Puig, che ora è meno frequentato, ma ai tempi del film Bacio alla donna ragno di Hector Babenco ha avuto un momento anche proprio di vera e propria presenza continua in libreria, c'è sempre una grande poetica del desiderio che è portata fino all'estremo. Il primo libro di Manuel Puig si chiamava Il tradimento di Rita Hayworth e raccontava la storia di un ragazzino, che evidentemente era lui ma non solo, in una provincia argentina non lontana da Buenos Aires, che guardava sempre la televisione e che quando scopre che Rita Hayworth aveva lasciato il suo fidanzato piange disperatamente e scrive un tema a scuola dicendo che la sua vita è finita, perché Rita Hayworth per lui era tutto. E quindi in tutta questa tragedia, in tutto questo disastro c'è anche il pop, il camp ovviamente, ci sono giochi di ogni tipo e poi ci sono le grandi donne, Victoria Ocampo che ha inventato la rivista Sur, una delle riviste più moderne e geniali del mondo, a cui si ispira la casa editrice Sur, che negli ultimi anni ripropone opere latinoamericane anche con la stessa grafica, con la freccia violenta che va verso il giù. E Silvina Ocampo, grandissima scrittrice, sorella di Victoria, regina del gotico e del nero più nero. E naturalmente Bioy Casares e Cortázar e chi ne ha più ne metta. Troppi sono. E ognuno poi di queste letterature può sceglierne quello che vuole. Cortázar comincia fantastico e borghesiano con Bestiario e poi scopre il jazz, Charlie Parker a Parigi e scrive L'inseguitore, cambia tutto lo stile perché non è più il tango, ma è il jazz cool quello che determina la musica della scrittura.
e via via fino agli ultimi scrittori come Saer, che arrivano ora per la prima volta in italiano, che ad esempio in un libro come Le Nuvole ci racconta di un mondo lontano da quello che noi immaginiamo, non quello tanto della crisi, dopo l'ultima crisi economica, i cartoleros, eccetera, 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 ma soprattutto di persone che non hanno più una radice di nessun tipo. Peraltro, per concludere, i cartoneros, quelli vi ricordate che vedevamo nella cronaca quando ogni tanto in Italia ci si occupava della crisi argentina una decina d'anni fa, sono quelli che vivevano in strutture di cartone. Alcuni dei cartoneros nel tempo hanno fatto da questa frequentazione non volontaria con la carta un mestiere. Quindi alla più recente mostra del libro illustrato e inciso che si è tenuta in Germania è accaduto che un progetto di cartoneros che veniva dal basso ha vinto il premio mondiale per l'innovazione grafica. Come sempre vi è tra le condizioni economiche, la situazione in cui ci troviamo a vivere e anche quello che accade nella fantasia dei legami che non possono, grazie a Dio, essere predeterminati. E perciò nel momento in cui il tango è la musica di Buenos Aires, se pensate anche a quanti film sono stati raccontati intorno a questa equivalenza, è un tango che naturalmente parla di tantissime cose diverse, parla anche di un'immagine di migrazioni che sono anche in parte terminate, ma che pure hanno lasciato tutte loro una memoria in questa città che è fatta a scacchiera. Si chiamano quadres i quartieri, quadrati. Un quadrato dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro. Arbet Londres, uno scrittore di cronaca nera francese che andò a Buenos Aires negli anni 20 per raccontare del mondo della prostituzione, pare che tra le tante cose Buenos Aires negli anni 20 fosse anche la capitale mondiale di quello, oltre che del tango, ci dice che a forza di fare sti quadrati in cerca di bordelli svenne. Al 108 quadrato in un giorno non ce la faceva più, voleva qualcosa di tondo e a parte le curve delle signorine non c'era niente. Insomma, questi sono tre accenni. Venite a Santa Paola, andate alla biblioteca, è aperta tutto il giorno, vi leggete dei libri, parlate con delle persone simpatiche. Arrivederci. Luca Scarlini. Grazie a Luca Scarlini che ci saluta, preso dei suoi impegni, e tra mezz'ora ci sarà il prossimo accento con Alessandro Carrera che ci parlerà del pensiero della periferia. Vi segnalo, per chi fosse interessato, che è un grandissimo esperto di Bob Dylan, un argomento di solito molto, molto, molto gradito. Grazie, a tra poco. L'energia è come un grande mare in cui siamo tutti alla ricerca di una riva, un punto d'approdo sicuro, un partner affidabile che ti sappia dare ciò che serve, quando serve e alle tariffe migliori sul mercato. Come Tea Energia, che con la sua lunga esperienza e la sua rete capillare di sportelli e agenti sul territorio è da sempre al tuo fianco. Un riferimento sicuro e garantito. Un punto fermo. Il vostro.